Ciao, benvenuti in mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Quale Contatto. Ciao! Stagione 14, episodio 164, Mio Podcasting. Ciao! Combat Artificial Intelligence, applicazione ed evoluzione. Di questo che andremo a parlare rapidamente in questo podcast. Link per espandere il tema lo trovate come al solito in descrizione. Sarete catapultati alla mia bloggata, dove troverete un interessante dibattito. È certamente una cosa positiva ed utile che sia stato messo in streaming. Alcuni commenti su questo lungo dibattito che io vi consiglio di andare a visionare tutto per intero, altrimenti non ha senso andare a ascoltare questo podcast di commento. Ecco, a mio avviso è troppo lungo. Ecco, è stato l'intervento economico, che poteva essere assai più corto, dando rapidamente le cifre su chi investiva in cosa per farci cosa. L'inferenza di una IA è mancata nel seminario, ossia, ecco, voglio dire, come si fa a parlare di prospettive future di mercato per l'intelligenza artificiale quando in Italia un pezzo di Emilia Romagna è andata sott'acqua a colpa di una tempesta tropicale? Tuttavia i mass media hanno dato la colpa alle nutrie. Ecco, nessuno deve sapere che l'alluvione dell'Emilia Romagna ha causato cali delle rese agricole, cali di produttività, cali di PIL in Italia, che è super indebitata con 3.000 miliardi di debito pubblico e con un rating da decente calante. Ecco, forse il deepfake e chat di GPT hanno già colonizzato i nostri mass media. L'infotainment delle notizie cool emozionali avulse dalle 5W dominano ormai da almeno 5 anni o più tutto l'agone mediatico mass media italiano. A commento ulteriore del webinar, ecco, se vivessimo su Marte non potremmo portare gli armenti a pascolare, perché su Marte non esiste aria, fiumi ed erba. Inoltre dovremmo vivere sottoterra su Marte a causa delle radiazioni ionizzanti delle cadute dei meteoriti. È logico che un futuro colono terrestre su Marte dovrebbe abituarsi a mangiare pesce nutrito con insetti di farine di insetti, appunto pesce nutrito con insetti allevati o con farine di insetti, oppure pesce nutrito con farine di insetti, dovrebbe abituarsi a mangiare hamburger di vermi, hamburger con carni bovine, suine, ovine e pesce clonata, dato che non potrebbe produrre nient'altro sottoterra su Marte. Avere a disposizione ChatGPT o un suo derivato per sapere cosa fare per aggiustare qualcosa onde evitare che il guasto catastrofico causi appunto un disastro sistemico sarebbe ovviamente utile un'intelligenza artificiale così. Ecco, le comunicazioni infatti dirette Marte-Terra non sono possibili in tempo reale, ogni comunicazione oscilla tra i 30 e 60 minuti a causa dell'orbita e della distanza di Marte. Quindi gli strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e loro derivati sono assai utili per gestire future ed eventuali emergenze per guasti nelle colonie sotterranee su Marte. Combat Artificial Intelligence, applicazioni ed evoluzioni. Ecco, sì, l'intelligenza artificiale impatta a livello di dominio di terra, di mare, di aria, nel dominio cyber, nel dominio satellitare. Ma attenzione, il multi-domain battle americano è un po' una cagata, perché è vulnerabile alla sindrome di Kessler. Dominio di terra, ad esempio, ecco, dove potrebbe andare a finire, come potrebbe essere utilizzata l'intelligenza artificiale? Ecco, nel dominio di terra ci sono i fanti, ci sono gli APC, cioè sono i main battle tank, ci sono i camion per la logistica, per le truppe, per il medic. Poi c'è l'artiglieria cingolata o fissa, poi c'è l'aviazione dell'esercito con elicotteri d'attacco, elicotteri multiruolo e le ambulanze medical, elicotteri pesanti aerei per supporto aerotattico.
poi c'è il Medcare con praticamente gli ospedali da campo, e poi ci sono i centri di comando mobile. Dunque, i camion, è pensabile immaginare veicoli guidati con intelligenza artificiale oppure guidati in remoto da persone umane. I limiti sono la sindrome di Kessler, che impatterebbe sul GPS Galileo per la triangolazione delle posizioni e per la trasmissione dati dal controllo in remoto. Artiglieria cingolata, ecco, è pensabile immaginare veicoli guidati da intelligenza artificiale oppure guidati in remoto da persone umane. Anche qui i limiti sono gli stessi, la sindrome di Kessler, che impatterebbe sul GPS Galileo, quindi per la triangolazione della posizione e per anche la trasmissione dei dati dal controllo remoto, nonché dalla stealthness per forte emissione elettromagnetica dai feedback dei mezzi sui ponti aerei satellitari, che esporrebbero appunto i mezzi dell'artiglieria cingolata ad attacchi con tecnologia ARM. Aviazione dell'esercito. Ecco, esistono già oggi droni aerei per il supporto aereo tattico, quanto elicotteri, droni di vario genere, che potranno espandersi in differenziazione di prodotti, togliendo il pilota e remotizzandone il controllo. I limiti anche qui sono gli stessi degli altri mezzi, la sindrome di Kessler, che impatterebbe sia sul GPS Galileo per la triangolazione, quanto sulla correzione della rotta sui sistemi inerziali, quanto per la perdita delle telecomunicazioni nel controllo in remoto, qualora fosse unmanned, diciamo, controllato in piloto, il velivolo da remoto. I mezzi a pilotaggio remoto sono tutti ad alta traccia elettromagnetica a causa della forte emissione d'onde elettromagnetiche verso i satelliti o sui ponti radio aerei, piattaforme stratosferiche, che esporrebbero i mezzi sul terreno al jamming quanto ad attacchi nemici con tecnologia ARM o con testate autocercanti sui segnali elettromagnetici oppure con testate di missile guidati dai satelliti nemici. Centri di comando mobile, ecco, forse sono poco utili, appaiono le intelligenze artificiali in caso di sindrome di Kessler con fenomeno della black box sul campo di battaglia. Più utili appaiono dei plugin software per dei tablet da distribuire ai fanti, che con mini UCAV possano fare ricognizione tattica senza emissione elettromagnetica, ma scansionando poi le memory card con le info registrate per identificazione di mezzi, nemici, truppe ed obiettivi. Medcare, ecco, Medcare per quanto riguarda gli ospedali da campo, ci sono ottime prospettive per l'intelligenza artificiale, come dottori robotici per ospedali da campo, sia per operazioni che quanto cure sul campo. E nel dominio di mare e di aria, dello spazio e cyber, come le intelligenze artificiali nei robot oppure nel software potrebbero impattare? Ecco, probabilmente a mio avviso si seguirà le logiche economiche dell'automazione, dove la robotizzazione o l'intelligenza artificiale nel software porterà maggiore letalità e minori costi di perdita di vite umane, quindi potrà essere implementata compatibilmente con il trade-off del rischio dello spossessamento o del cambio di bandiera per hacking o disabilitazione del sistema d'arma. Poi c'è qui una serie di, sulla mia bloccata troverete una serie di riferimenti di Climate Fiction, Runaround 2010, Removal 2016, Battle for Assam 2016, For Reckons 2017, La Stella Verde 2017, Let's Light It Up 2018. Dogs of War 2018, La Lunga Marcia 2018, Battle for Kalinka 2019, Operation Yanzikiang 2019, Son of Lesser Gods 2020, Alba di Odissea 2022, sotto una serie di libri di climate fiction, dove praticamente affronto sia il problema della climate fiction, quindi degli impatti della sovrappopolazione e danni da cambiamento climatico, quanto nella dimensione militare l'introduzione di intelligenza artificiale, di droni, lotta satellitare, black box, missili sottomarini e quant'altro. Combat Artificial Intelligence, applicazioni ed evoluzioni, ecco, cosa mai potranno avere gli africani in una guerra contro l'Europa? Ecco, è facile rispondere a questa domanda.
Combat Artificial Intelligence, applicazioni ed evoluzioni. Ecco, è difficile a mio avviso discutere di intelligenza artificiale se l'esercito italiano non ha ancora capito che i carri materiali sono delle bare, gli APC Dardo, Puma e Freccia sono delle bare. Il Centauro non è un carro armato da combattimento, ma è un blindo cacciacarri. All'esercito italiano serve un nuovo main battle tank, un nuovo APC e dei robotank con tanti mini droni costruiti magari dalla Leonardo, con il software di navigazione scritto dai migliori politecnici italiani e con microchip europei. Combat Artificial Intelligence, applicazioni ed evoluzioni. Ecco, è difficile parlare di intelligenza artificiale quando l'aviazione militare italiana non ha mai armato i propri Reaper MQ-9 per dare supporto aereo tattico. Nel mondo già tutti hanno superato i Reaper con sciami di droni kamikaze che fanno fuori interi battaglioni meccanizzati e corazzati. Ecco, è difficile immaginare un mini droni leali sganciati dai dispenser Chaff per usare i mini droni come difese anti-SAM nemiche. Quando il software dell'F-35 è pieno di glitch, il sistema esperto Alice di manutenzione dell'F-35 poggia su una rete dati satellitare che non potrebbe resistere allo shock della sindrome di Kessler. Combat Artificial Intelligence, applicazioni ed evoluzioni. Ecco, è difficile immaginare migliaia di droni lanciati dalla Garibaldi per attaccare e distruggere con uno sciame di droni missili ARM i radar delle navi da guerra nemiche, se alla Marina Militare italiana, ecco, non hanno mai nemmeno immaginato di fare un'esercitazione dal mare verso terra con dell'artiglieria dell'esercito italiano, imbarcando ad esempio dei PZH-2000 oppure degli FH-70-155 per dare supporto aereo, per dare copertura d'artiglieria con fuoco di efficacia o di soppressione da 30 o 50 km di distanza dal mare verso terra, sostenendo appunto truppe amiche sul terreno. Ecco, e poi la mia blogata continua con tutta una serie di riflessioni ulteriori che, se siete interessati, potete andare a darci una sbirciatina. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.